E comunque è meraviglioso vedere come, nonostante la situazione attualmente non sia delle migliori e la priorità sia sicuramente non legata al calcio, nonostante tutto, alcuni quotidiani sportivi a noi tanto noti per diverse vicende continuano a fare i soliti articoli. Ridicoli, inutili, imbarazzanti, vedendo soprattutto quello che è il contesto della nazione e soprattutto che non fanno informazione neanche per il calcio. Io, come sempre, prima di parlarne, però, vi invito a scaricare OneFootball per ricevere notifiche sul mondo del calcio, sulla Juventus, con la speranza che voi leggiate articoli un pochino più seri e anche un pochino più adatti a quello che è il contesto attuale. Comunque, se vi va di scaricare l'applicazione, lo potete fare dalla descrizione. Vi ricordo che è completamente gratuita. Detto questo, qualche giorno fa il Corriere dello Sport, ovviamente dopo un pochino di giorni senza parlare della Juventus o fare un qualsiasi tipo di articolo così a mo' di boom legato alla Juventus, dopo un pochino di tempo giustamente ha deciso di uscire con l'articolo "La Juve rischia 110 milioni di perdite", ovviamente legate a questo problema qui. E adesso, così, senza entrare nel merito, perché comunque ci arriveremo tra poco, onestamente, vedendo quello che è il momento, dove praticamente ogni giorno aumentano a dismisura i casi, i decessi, tutta questa roba qui, ora come ora, onestamente, delle perdite della Juve, ma che cazzo se ne frega? Cioè, capisco comunque la necessità, bene o male, di fare qualche click, perché nonostante i problemi, nonostante tutto sia fermo, capisco che anche i giornali, bene o male, debbano andare avanti con il proprio lavoro. Però, come sempre, penso che ci sia modo e modo per farlo. Però, effettivamente, dato che si parla del Corriere dello Sport, il modo, bene o male, lo conosciamo un pochino tutti. Anche perché, appunto, entrando nell'articolo, che cosa si capisce? Che di fatto non è detto, che molto probabilmente non sarà così e che potrebbe, non che sarà, potrebbe essere così nel caso in cui per questa stagione la Juventus non scenderà più in campo. Quindi la Juventus, se da qui alla stagione 2020-2021 non dovesse più scendere in campo, cosa comunque anche abbastanza difficile al momento, seguendo soprattutto quelle che sono le voci riguardo, no, il proseguire il campionato, magari anche d'estate, continuare a giocare le partite più avanti appena sarà possibile. Però rimane il fatto che se non dovesse più scendere in campo, ci potrebbe essere la possibilità di perdere questa cifra qui. Però ovviamente, essendo giustamente il Corriere dello Sport un pochino così, un giornale che spesso e volentieri lascia il tempo che trova, innanzitutto fa un articolo dove non informa praticamente nessuno, in quanto appunto non è nulla di certo, e nel titolo hanno messo le possibili perdite in caso di peggiori ipotesi, e soprattutto appunto vedendo il contesto attuale, onestamente, ma chi se ne frega? Non sto qui a dire che la Juventus beneficerà di questo problema, così come tutte le altre squadre. È ovvio che a causa di questo problema qui, di questo contrattempo, di questa pandemia, per forza di cose, bene o male, tutto il mondo del calcio in generale ne risentirà in qualche modo, così come sta accadendo per tutti gli altri settori, per tutta l'Italia e probabilmente per tutta l'Europa in generale. È normale che purtroppo anche il calcio, anche la Juventus andrà incontro a dei problemi, ma onestamente adesso bisogna parlarne, quantomeno aspettiamo anche quelle che saranno le decisioni della UEFA, delle leghe, in modo poi di vedere che cosa decideranno effettivamente di fare, verso quale strada effettivamente si andrà. No, la Juventus perderà 110 milioni a causa di questo. Ragazzi, ma che poi il punto è, va bene, metti che la Juventus perde 110 milioni, sicuramente sarebbe un'importante perdita, ma onestamente, considerando appunto che si parla della Juventus, che è una squadra con una base, diciamo, abbastanza solida, ci sono squadre che sicuramente navigano in acque peggiori. Sicuramente, ribadisco, 110 milioni in caso di peggiori ipotesi sarebbe una cifra abbastanza
importante, dato che si parla di perdite. Però la Juventus, bene o male, mi sento di dire che in un modo o in un altro sarebbe in grado di uscirne fuori. Allo stesso tempo penso, per esempio, che magari ci potrebbero essere delle squadre magari di bassa classifica che per questo problema rischierebbero, sempre nella peggiore delle ipotesi, di perdere, che cosa so, anche banalmente 15-20 milioni, un quinto della Juventus. Però magari quelli lì sarebbero soldi più indispensabili rispetto che magari anche paradossalmente i 110 in meno che avrebbe la Juventus. Però capisco che allo stesso tempo dire Juventus 110 milioni di perdite a causa di questo problema, immagino che sicuramente faccia fare qualche click in più, parlando magari di squadre di, che so, media bassa classifica, che con perdite minori rischierebbero in proporzione molto di più della Juventus. Ma alla fine siamo allo stesso punto di partenza, dato che si parla del Corriere dello Sport, è normale che alla fine sia così, un pochino tutto allegro, un pochino tutto alla leggera. Alla fine basti vedere semplicemente chi è il direttore e possiamo già avere tante risposte senza fare neanche troppe domande. Poi ovviamente dopo tutti quanti si chiedono ma chissà perché non comprano più i giornali. Chissà perché, Anche in questo caso probabilmente ci sarebbero tante risposte senza troppe domande. Detto questo, noi probabilmente ci vediamo nei prossimi giorni per parlare sempre di un'altra testata giornalistica che ci sta dando parecchio giù e per certi versi forse sta facendo anche peggio. Magari fatemi sapere voi qui sotto la vostra con un commento. Noi ci vediamo nei prossimi giorni, appunto. Io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!